No, finalmente, ho capito. Ragazzi, posso domandarvi, io seguo i vigili del fuoco da tanti anni, no? E da tanti anni sento sempre la stessa protesta. Siete amatissimi dalla gente, ma poi alla fine siete anche quelli meno pagati e peggio pagati. Sì, secondo me un po' se ne approfittano per la nostra bontà, insomma, anche per il fatto che comunque noi dobbiamo garantire il soccorso e quindi non è come il tranviere, come qualsiasi altro lavoro che crea il disagio. Noi comunque la gente la andiamo ad aiutare, quindi non possiamo fare... Cioè adesso quelli che siamo qua siamo quelli fuori dal servizio, gli altri colleghi sono a lavorare. Quali sono, se ce ne sono, i mezzi che mancano e che sarebbe necessario avere subito? Sicuramente ci sarebbe bisogno di un rinnovo dei mezzi, perché sono abbastanza vecchi. E poi non solo i mezzi, ma anche i corsi, la formazione, il mantenimento delle qualifiche che abbiamo, sono pochissime. Quanto guadagna un vigile del fuoco oggi? Lo stipendio base, è basso, però poi con le varie indennità arriviamo intorno alle 1.200-1.300. Poi ci sono... 1.300 euro a Milano si fa fatica. Sì, noi che siamo residenti di Milano, io ho due figlie e mia moglie ha iniziato a lavorare adesso, quindi comunque fino adesso era stato uno stipendio... Avendo tirato la cinghia. Sì, si fa fatica. Senti, un'ultima domanda. Se ci fosse oggi... Dio non voglia, ma se ci fosse un attentato a Milano di quelli pesanti, magari con un attacco chimico, si dice che l'ISIS potrebbe essere in grado di farlo, che cosa possono fare oggi i vigili del fuoco? Sicuramente, con i mezzi che avete, ovviamente. Sicuramente ci precipitiamo nell'intervento, però consideriamo che ogni giorno in servizio non ci sono più di 80 pompieri. E considerando che comunque in un attacco del genere la prima squadra che arriva in posto comunque è sacrificata, perché non sapendo cosa c'è rischia che di inalare o comunque di essere comunque fuori uso, quindi comunque del personale già dobbiamo considerare che non c'è e quindi siamo pochi, senza retraining, senza dei corsi, con mezzi e attrezzature vecchie, e quindi comunque interveniamo, però insomma con il rischio così alto dovremmo essere molto più preparati, insomma. Senti, chiedo al tuo collega, una cosa che mi colpisce è che siete voi oggi, non ci sono i sindacati, ci sono i lavoratori, sono i ragazzi che poi rischiano per primi. Siamo proprio noi quelli che ci finiscono di mezzo, e questo è il discorso. Non vogliamo che sia una cosa sindacale, ma che sia una cosa sentita da ogni singolo pompiere. E siccome è una cosa che ci accomuna, è una mancanza che abbiamo, un po' tutti, abbiamo deciso di unirci così, ritrovarci così, uniti come quando siamo uniti fuori, sugli interventi in mezzo alla gente. Che effetto ti fa oggi? Cioè, che sensazione hai? Che la gente vi ascolti, che vi comprenda, o vedi disinteresse? La gente, intendi il cittadino ci comprende, il cittadino ci ascolta, ce lo dice lo stesso cittadino, che secondo loro ci mancano tante cose, che uno stipendio basso, loro ci sono molto vicini, sono le istituzioni che dovrebbero essere un po' più vicine a noi, perché questo non è soltanto lavoro, è una passione, ma metterci la passione non vuol dire poi doverci mettere... non so, smenarci e sentirsi magari poco considerati, quasi per nulla, perché ci abbiamo messo più cuore che più mano al portafoglio, magari, no? Quello.